Centesimi sono pochi, ma possono diventare tanti se siamo in molti. Paga i tuoi bollettini presso il negozio City Post e Finance di Via Voltattorni 69 a San Benedetto del Tronto e sostieni la tua squadra del cuore. City Post e Finance e San Benedettese. Insieme si diventa più forti. Alfonso Pepe, un gol che, diciamo, un po' ha salvato la baracca. Sì, diciamo, vabbè, sono contento per il gol, diciamo, vabbè, a metà, perché preferivo magari portare a casa i 3 punti, magari invece di fare gol, però, diciamo, almeno abbiamo recuperato lo svantaggio e niente. Adesso cerchiamo di guardare avanti e preparare al meglio la prossima partita. Dietro, primo tempo, soprattutto, si ballava parecchio. Diciamo, a parte dietro, magari tutta la squadra al primo tempo non è stato magari primo tempo buono, magari abbiamo fatto meglio altre partite. Loro, anche per merito del Giulianova, che comunque è partito abbastanza forte, hanno trovato il gol e niente. Poi in ripresa magari abbiamo avuto qualche occasione in più noi, e dopo il gol magari potevamo anche vincerla, alcuni episodi ci sono stati e niente, andava così. Però il Giulianova che lotta per salvarsi, la Samba che spera ancora l'inizio del campionato, per un tempo Giulianova ha messo sotto la Samba. Sì, vabbè, venire qui a Giulianova comunque credo sia difficile per tutti, anche perché loro venivano pure a 2 pareggi, a un pareggio a Macerata, quindi diciamo non è una squadra che è una squadra morta. Poi venire qui a Giulianova fuori casa, noi è normale, abbiamo preparato la partita per venire qui e fare la partita nostra, per cercare i 3 punti e niente, ci siamo riusciti. Il mister chiedeva di non lanciare lungo, invece voi continuate. Era il pressing? Vabbè, sicuramente sì. Potevamo giocarla forse un pochino di più, però anche loro ti permettevano magari di giocare facile. Magari a ripresa che i ritmi sono un pochino scesi, loro pressavano un pochino di meno. Abbiamo avuto qualche possibilità in più di giocare, anche se il campo era piccolo, quindi non era facile giocare palla a terra. Giocare con Fedi invece che con Borghetti? No, mi sono trovato abbastanza bene, anche perché Fedi è un ottimo giocatore, come Gigi, quindi abbastanza bene. Ci crediamo ancora? Noi ci crediamo sempre, sì, anche perché il campionato è lungo, quindi siamo ancora lì e ci crediamo fino all'ultima giornata.